Dopo 25 anni dalle stragi di Stato, in cui morirono anche i giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, sono stati presi gli esecutori, ma nulla è stato fatto per i mandanti. È come se le indagini fossero finite su un binario morto. Già, bisognerebbe capire perché. Sì, ho detto, bisognerebbe capire il perché per far luce su una pagina oscura, infuocata, che ha tolto la vita a molte persone, gli uomini della scorta, dei giudici e non solo. Ecco, ma come dicevo, bisognerebbe capire perché dopo il ritrovamento dei foglietti di Giovanni Falcone, pochi mesi fa, in cui c'è scritto di suo pugno che Berlusconi pagava la mafia e scrive le cifre che dava a due boss, eccetera, eccetera. Ecco, dopo questo ritrovamento è quasi come ho detto nel video, Giovanni Falcone dall'aldilà abbia voluto far trovare quel foglietto per indicare ai suoi colleghi giudici come e dove indagare, basandosi su delle strane coincidenze che andremo a vedere adesso. Sì, questo è il modo per far luce e chiarire chi furono i mandanti di quelle stragi, di quelle morti. E allora noi vediamo che aver seguito la pista indicata dai mafiosi che dissero che quelle stragi erano per alleggerire il 41 bis, non hanno portato niente e probabilmente quello è stato il depistaggio più importante, che i mandanti di quelle stragi hanno riferito ai mafiosi per coprire il vero motivo di quelle tremende stragi che durarono 2 anni, dal 1992 al 1994. E allora analizziamo questo periodo per vedere chi poteva avere interesse a far commettere quelle stragi, facendo credere che venivano fatte per il 41 bis. Ecco, allora noi vediamo che in quegli anni c'era una cosa estremamente importante alla quale tutta l'Italia era interessata, il processo Mani pulite. E proprio intorno al 1992 stava per essere inquisito, o comunque si avvicinava sempre di più, si avvicinavano sempre di più le indagini, all'uomo che era stato il più potente in Italia negli ultimi anni, Bettino Craxi. Ecco, questo è il motivo che potrebbe aver provocato, scatenato quelle stragi per distrarre l'opinione pubblica da quel processo, da quelle indagini Mani pulite che stava chiudendo per sempre la Prima Repubblica e così, o con essa anche, Bettino Craxi. Ecco, Bettino Craxi che era un tutt'uno con Berlusconi, avendogli salvato per 2 volte le sue televisioni, facendo una legge ad hoc e ricompensato dallo stesso Berlusconi con svariati miliardi in lire, ovviamente. Ecco, questo è il primo aspetto. Potrebbe essere, come si dice, un indizio importante. Poi dopo noi vediamo anche che cosa? Che le stragi terminarono nel 1994, quando Bettino Craxi fuggì in Tunisia. Strano, perché i mafiosi non ottennero nulla in merito al 41 bis che volevano che lo Stato alleggerisse. Però interrompono lo stesso le stragi, le minacce, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la prima stranezza. Ma noi andiamo oltre. Andiamo oltre vedendo in uno di quegli attentati qualcosa di altrettanto strano. Sì, l'attentato Maurizio Costanzo, noto presentatore della TV di Berlusconi, che
il quale era amico, o comunque sia pagava, come disse, ha lasciato scritto Giovanni Falcone sul bigliettino ai mafiosi. E perché avrebbero allora fatto un attentato a Maurizio Costanzo Show? Se era in un certo senso intoccabile quell'impresa di Berlusconi e ovviamente anche di Dell'Utri, che come ultimamente è avvenuto, è stato condannato ancora a 12 anni, dopo i primi 7 della prima condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, eccetera, eccetera. Ecco, è stato condannato ancora a 12 anni più o meno per gli stessi motivi, pochi giorni fa. Allora noi vediamo che Berlusconi, pagando i mafiosi, aveva la possibilità in diretta di chiedere qualcosa, un piacere, e Dell'Utri avrebbe potuto farlo senza nemmeno dirlo a Berlusconi. E così i mafiosi iniziarono a fare quegli attentati, distraendo senz'altro l'opinione pubblica dal processo più importante, di Mani Pulite, che vedeva indagato Bettino Craxi. Ecco, strane coincidenze, strani indizi, strane situazioni che sembrano quasi avvalorare o indicare dove cercare, perché in effetti il motivo reale di quegli attentati, di quelle stragi, di quegli omicidi, sembra proprio nascondersi dietro al 41 bis, sì, il processo di Mani Pulite, che distraendo l'opinione pubblica da esso, avrebbe potuto alleggerire o comunque rendere più facile a un uomo potentissimo come Craxi di trovare una scorciatoia in via d'uscita, cosa che non riuscì comunque sia. Ed è proprio il fatto che fuggendo in Tunisia finirono gli attentati in tutta Italia da parte della mafia che dimostra che c'è qualcosa di vero, di tangibile, di concreto in questa supposizione. O in questa stranezza. Senza dubbio, di tempo ne è passato tanto oramai, e le persone che sanno sicuramente non parleranno mai, perché queste persone hanno tutto da perdere. Altri non lo sapevano, così come gli stessi mafiosi è stato fatto credere che quegli attentati fossero per alleggerire il 41 bis, cosa che lo Stato non ha mai fatto in quel periodo. E le stesse trattative che i due generali condannati al processo terminato ultimamente a Palermo, ecco, furono indotti a trattare con la mafia ed è per questo che sono stati condannati a 12 anni, come a 12 anni è stato condannato Dell'Utri, l'amico e il cofondatore di Forza Italia in Sicilia, che poi si espanse in tutto il paese, vincendo anche le elezioni. Ma come si evince dalle cronache si dimostra che Forza Italia è nata da un seme del male, sì, quello di un mafioso che probabilmente potrebbe aver contribuito, o peggio, alla morte di due valorosi magistrati e di altrettanti eroici uomini dell'ordine che le proteggevano. Sarà possibile, attraverso questa pista, che i magistrati possano, riescono a percorrere a ritroso tutti quegli avvenimenti per arrivare a individuare i colpevoli con prove o moralmente, vista la situazione, si vedrà. Però è un indizio che Giovanni Falcone dall'aldilà ha voluto fornire, facendo ritrovare i suoi fogli dopo 26 anni in cui accusava o indicava Berlusconi come colui che pagava diversi mafiosi. E non solo. Sì, dico non solo perché andando controcorrente il signor Berlusconi, al posto di combattere la mafia o opporsi ad essa, trattava con essa, come ha confermato anche la Cassazione stessa. Sì, trattava piuttosto che combatterla, come hanno fatto in molti, purtroppo. Sono morti, è vero, ma Berlusconi faceva così, sentenza alla mano, e questo è un altro aspetto importante da tenere in considerazione,
per capire realmente chi furono i mandanti e se si vuole trovarli. C'è un antico proverbio che dice: il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Ma ce n'è anche un altro, ancora più importante, che dice: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ecco, Dell'Utri, pluricondannato, era stretto amico e collaboratore di Silvio Berlusconi. Aspettiamo di vedere questo nuovo treno a partire. Chissà, forse porterà i giudici a conoscere e scoprire la verità sui mandanti. Sì, guardare oltre il 41 bis per vedere la strada giusta, sì, quella in discesa, che porta facilmente attraverso questi indizi e la logica a scoprire i mandanti di quei massacri, chiunque essi siano.